Sta registrando, basta che lo reggi, va bene. Bene, bene, bene. Sì. Prendi la forma. Calcio giusto. La mia domanda. Sì. Allora, io... Allora, essendo la prima volta che io ho ricevuto questa informazione e sono qui, vorrei sapere qual è lo spirito che ha portato, diciamo, questo gruppo di persone a venire sul colle di Monte Sacro per celebrare qualcosa. Allora, quando noi di Alba Mediterranea facciamo qualche operazione e decidiamo qualche operazione, lo facciamo sempre per molti punti di vista diversi e molti, diciamo, spunti, diciamo, e ragioni, e quindi tutto quello che ne consegue. Il motivo, nello specifico, della scelta di questo luogo è perché qualcuno già 2700 anni fa, circa 2750 anni fa, ha deciso che questo era un luogo topico, cioè era qualcosa di veramente emblematico per la ragione che si faceva questa operazione. Perché? Perché da una parte c'era il potere costituito e il controllo delle casse sociali, in particolare del patriziato, poi gli equites, eccetera, che aveva suddiviso la cittadinanza italiana e romana in tanti diversi, diciamo, livelli di diritto, diciamo così, ecco, no? E quindi il patriziato era libero di fare quello che voleva senza nessuna preclusione, viceversa l'ultimo degli schiavi non aveva nessun diritto, nessuna ragione. E il problema era proprio qui, perché era una cosa estremamente iniqua, perché un cittadino libero all'epoca, parliamo del 494 a.C., poteva essere schiavizzato per il semplice fatto che non riusciva a pagare i debiti, e non riusciva a pagare i debiti perché doveva andare a fare il militare per conto del patriziato, per conquistare al patriziato nuove ricchezze e nuovi territori. Perché è vero che ai milites riconoscevano 3,5 ettari, circa, cioè 10 acri di terreno nel momento che conquistavano un territorio nuovo, però quello era, diciamo, un contentino, diciamo così, fra virgolette, nel vantaggio enorme che ne riceveva invece il patriziato. E lui molto spesso, l'operaio, l'artigiano, il contadino, rischiava di non riuscire a pagare i debiti perché era preso nella battaglia, e quindi non poteva arare i campi, non poteva fare il falegname, e quindi si ritrovava in debito e schiavo di quelli per cui lui stava facendo la battaglia e rischiando pure la pelle. Questo per capire quanto era contorto e quanto era distorcente, appunto, una visione e una caratterizzazione di questi principi applicati nella realtà. Vorrei fare una seconda domanda. Vorrei sapere se tutta questa situazione era determinata dal fatto che ci fosse una gerarchia, certo, dal fatto che ci fosse il denaro, oppure... Certo, hai già percepito tutti gli elementi essenziali. Perché, voglio dire, c'era un'altra possibilità che tutti potessero avere quello che gli spettava, compreso il fatto che se c'era una guerra comunque dovevano compartecipare e quindi era una tragedia per tutti, oppure invece questa differenziazione di ceti in realtà svantaggiava gli uni e avvantaggiava gli altri. Certamente. Questo era il vero tema. Tant'è, allora bisogna ricordare che molto spesso, siccome i romani erano divisi in tribù, ognuno aveva... scusate, facciamo un'interruzione. No, scusate, lui c'ha la telecamera lontana. No, lui c'ha la telecamera lontana. Gli sta registrando quello che sta facendo e voi state zitto, fate il sottofondo. Allora ci spostiamo noi, per prendere meglio l'audio. Allora, non è che non si può parlare, ma non in questo contesto. Non me lo spiegare. Allora, no, facciamo esattamente ragione. Esatto, ci mettiamo vicino alla statua. Allora, quello che è importante sapere, hai fatto una domanda che più pertinente non poteva essere. Allora, bisogna dire che all'epoca di cui parliamo, i romani erano divisi in etnie, in tribù, in clan, chiamale come vuoi.
e avevano, facevano gli interessi della famiglia, le famiglie allargate romane, quelle erano le tribù. Quindi molto spesso i romani non facevano la guerra come città sociale, come civita, come polis, faceva la guerra per etnie, cioè per tribù. L'episodio più Tito Livio ci ricorda l'episodio della guerra dei Fabi, perché questi Fabi erano una tribù di circa 500 persone e fecero la guerra, una delle, la dodicesima guerra, mi sembra ricordare, la undicesima guerra contro gli Etruschi di Veio, autonomamente, come si dice, privatamente. A proposito di privatizzazione, quelli facevano la guerra privata già allora, avevano anticipato i 2700 anni. E qual pensare. Erano gli scopi di queste guerre? L'appropriazione, ovviamente, la rapina. Perché ad esempio a Veio, poi quando Furio Camillo riuscì a, con la stratagemma del notturno, anche lì su Troia, no? Sono entrati con l'inganno, dopo 10 anni di assedio a Veio, lui, Furio Camillo, riuscì attraverso il tradimento di alcuni delle sentinelle che erano posta a guardia di Veio, riuscì a entrare dentro e poi sbaragliò e quindi vinse la guerra. E in quell'occasione lì, appunto, a Veio, quelli che avevano partecipato all'assedio e poi alla lotta, eccetera, furono premiati con circa 10 acri, cioè 3.500 metri di terreno coltivabile per ciascuno di questi che avevano combattuto. Ma era un vantaggio relativo perché, allora, per esempio, le statue bellissime che c'erano anche in terracotta, in bronzo, eccetera, che c'erano a Veio, sono state trasportate a Roma e chi è che se le è presi? Il povero contadino romano? No, se le è preso il patriziato e così via. La contemporaneità di quello che sta accadendo oggi rispetto a quello che raccontavi? Assolutamente analoga, è sempre la stessa cosa, l'ho detto poco fa in un'altra intervista, cioè le cose cambiano il nome ma rimangono sempre uguali, basta soltanto ricordare la rivoluzione d'ottobre del 17 e abbiamo anche lì una elite, una cupola ben precisa dei Rothschild e compagnia cantante che hanno gestito modo loro tutto quello che era una ragione vera della rivoluzione, cioè la grande fame dei contadini, l'usurpazione fatta dai realisti, dagli zaristi, eccetera, tutte cose che andavano messe insieme, la stessa cosa di Menenio Grippa, esattamente. Ma noi siamo qui apposta perché c'è questa congruità profonda fra quello che era 2750 anni fa ed oggi. Ok, dal momento che abbiamo raccordato situazione che si riverbera nel tempo e sempre uguale a se stessa, dovremmo credere che è il destino umano che è fatto così oppure possiamo sperare in qualche altra cosa? Il guaio purtroppo che la consapevolezza piena avviene con grande fatica, con grande purificazione continua del nostro animo. Quindi non basta solo lo studio, non basta soltanto l'approfondimento cosciente, ma serve anche la presa di posizione dell'inconscio che all'interno di noi elabora tutto quello che esteriormente non è possibile gestire. E quindi ecco. Noi abbiamo questa capacità di integrazione che però va sudata, faticata, elaborata continuamente nel corso degli anni, per cui gradualmente poi si riesce a percepire anche quello che inizialmente non era identificabile. Diciamo che ogni epoca ha le persone che lottano per la liberazione dei popoli e quelli che invece li schiavizzano. No, ma non solo, ma questi personaggi eletti, diciamo così, spiritualmente anche, non hanno quella capacità di avere visibilità, di avere notorietà, di avere seguito poi a seguito. Per esempio un Matteo Renzi, un Matteo Salvini che hanno frotte di milioni di persone a seguito che li votano, che è il nulla fatto personificato quella gente lì. Noi abbiamo denunciato non so quante volte come Alba Mediterranea, abbiamo perso il filo, ma mai siamo stati controquerati per diffamazione e ne abbiamo detto di ricotta e di brutto, cioè tutto quello che sapevamo l'abbiamo messo in campo.
purtroppo questa è la situazione. Va bene, allora noi... Quindi noi siamo condannati ad essere una specie in estinzione, diciamo. Allora, ma noi che siamo qui oggi e non siamo qui per una lamentela, noi siamo qui perché abbiamo la speranza e la volontà di, a modo nostro, di operare per una non solo questione ma diversa. L'obbligo morale a prescindere dall'esito che ne consegue, cioè noi abbiamo l'obbligo per una questione di animo, una questione proprio di partecipazione profonda a diciamo andare a propanare il verbo, a ricordare e rinnovare. A rinnovare, cioè noi abbiamo questa violenza dentro di noi che ci impone di fare questa cosa qua, anche se non volessimo farlo, siamo costretti dalla consapevolezza della giustezza e inoppugnabilità delle nostre conclusioni. Certo, ma quindi noi dobbiamo soltanto che augurarci che ognuno purifichi dentro il proprio animo, certo, la parte che la rende sopraffattore, esatto, per poi diventare un pari con gli altri, esatto, senza sentirsi sminuito. Esatto, esatto. Perché la vera questione mi pare che sia quella che non c'è una abilità di qualcuno che oscura la capacità dell'altro, ma piuttosto che se tutti esprimono solarmente la propria identità, non solo c'è posto per tutti, ma ci sarebbe il posto per la creatività, certo, e quindi per uno sviluppo migliore per tutti. Certamente. Allora, il motivo per cui siamo qui oggi è per, diciamo, dare una liaison, cioè un senso, diciamo, di partecipazione a questo, diciamo, di congruità a questo che abbiamo detto finora, è il fatto che siamo qui davanti alla statua di Simón Bolívar, che nel 1805 venne in questo posto, ecco il motivo per cui c'è anche la statua, il monumento, perché lui nel 1805 in giro per l'Europa per cercare aiuto da Napoleone arrivò su questo colle e volle riprendere, interiorizzare in sé l'insegnamento derivante dall'esperienza della secessione della plebe per riportarlo poi nelle Americhe del Sud, appunto nella sua lotta contro la Spagna. E quindi ecco, è il suggello, diciamo così, di questa sua impresa, perché è stata anche la sua un'impresa epocale. Non solo, perché... Per quanto ne so io, lui è stato un generale che ha vinto tantissime battaglie, certo, senza mai sconfitte, ma poi no, è stato sconfitto anche lui. È stato sconfitto anche lui dal tradimento. Certo. E quindi la sua grandezza in realtà è stata poi distrutta da comportamenti ignobili di chi voleva fare carriera a sue spese. Certo. E quindi... Ma questo, di questo è... Ed è morto anche in miseria dopo tutto quello, certo, che ha fatto per l'umanità. Certo, sta pensando alla storia di queste cose. L'ignominia è qualcosa di molto dilagante. È quello che dicevo io prima. Quando ci sono dei personaggi così pubblici, no? Prima ho fatto alcuni nomi, ma ne potrei fare a migliaia, è il fatto di riuscire a emergere, per dirne una, molto sinteticamente ma anche minuscola, ma emblematica del mio modo di vedere e del mio modo di essere. È da circa un paio di mesi che vengo subissato di chiamate telefoniche e WhatsApp da parte di uno che si chiama giornalista, che si chiama Cruciani. Allora, io sono andato in trasmissione da lui un mese e mezzo fa circa, mi sono reso conto di uno squallore totale di questa trasmissione, anche io ho detto basta, non ci andrò mai più, neanche gli rispondo. Ieri sera ho detto vabbè basta, perché continuava a telefonare, gli rispondo e gliele canto tutte. E gliele ho cantate tutte, ho detto io in una trasmissione del genere non ci verrò mai più a mettere piede per nessun motivo. Io ho detto perché non condivido niente della metodologia adottata del voto di che si fa come i medici, non mi viene la parola, deontologico. Ecco. Bene, allora ecco. Diciamo come possiamo concludere questo nostro incontro qui sul Monte Sacro? Beh, che
siccome le rivoluzioni le fanno sempre sparute minoranze di persone, anche addirittura meno di un centinaio, e poi da lì scaturisce la scintilla, poi diventano qualche migliaio, qualche volta, non sempre. Allora noi speriamo sempre che con questo nostro brillare di luce propria, perché noi siamo delle scintille nel buio più assoluto, cioè proprio come si dice, la piccola scintilla singola che può far bruciare un campo di grano o così via. Ecco, noi siamo questo e speriamo di riuscire a mettere a punto una modalità di comprensione anche per le masse riluttanti o in qualche modo non partecipative, che poi porti a avere un incendio di anime che vogliono in qualche modo far rinascere questa scintilla nell'animo di tutti quanti. Benissimo, grazie. E che lui mi diceva che io ha chiuso? Sì. Non si vede? Vedete il puntino rosso? Non è chiuso. Ah, non è chiuso? No. Ok.